Ben ritrovati ragazzi! In questa nuova lezione di storia vedremo che cosa avvenne in Italia e in Europa negli anni tra il 1848 e il 1852. La lezione si intitola infatti Il 48 e la prima guerra d'indipendenza. Andiamo a cominciare! Alla vigilia del 1848 l'Italia e l'intera Europa erano in fermento. All'insofferenza dei liberali per le ingiuste condizioni imposte dal Congresso di Vienna si aggiunsero le conseguenze di una pesante crisi economica che aveva colpito l'agricoltura e il commercio, provocando miseria e disoccupazione. Contadini e operai, ridotti alla fame, erano pronti a dar man forte ai borghesi liberali che chiedevano indipendenza e costituzione in molte parti d'Europa, compresa l'Italia. E fu proprio dall'Italia che si accese la miccia il 12 gennaio 1848. A Palermo la popolazione cacciò le truppe borboniche dalla città e la rivolta si estese a tutta la Sicilia. L'esempio fu seguito da Napoli, dove il re Ferdinando II di Borbone fu costretto a concedere la Costituzione. Il 22 febbraio fu la volta di Parigi, dove i rivoltosi riuscirono a far abdicare il re Luigi Filippo e a proclamare una repubblica che concesse immediatamente il suffragio universale maschile. Come presidente fu eletto Luigi Napoleone, nipote dell'ex imperatore. La rivoluzione di Parigi innescò una serie di rivoluzioni a catena, che a seconda dei paesi chiedevano la Costituzione o l'indipendenza o l'unità nazionale, oppure tutte e tre le cose. Quasi ovunque i grandi nemici erano l'imperatore d'Austria, l'incapace Ferdinando I e il suo onnipotente ministro, il principe di Metternich, che da 40 anni era il simbolo della Restaurazione. Il 13 marzo insorse Vienna, chiedendo la Costituzione. Metternich fu messo in fuga e l'imperatore Ferdinando I d'Asburgo concesse la Costituzione, abdicando poi in favore del nipote Francesco Giuseppe. Il 15 marzo insorse Budapest, capitale dell'Ungheria, dichiarandosi indipendente dall'Austria. Il 18 marzo si sollevarono Colonia e Berlino, allora appartenenti alla Prussia. I rivoluzionari chiesero la Costituzione e l'unità della nazione tedesca. L'8 aprile la rivoluzione scoppiò a Praga. In Italia, il vento della rivoluzione, partito da Palermo, risalì pian piano la penisola. Il Papa Pio IX, il Granduca Leopoldo II di Toscana e il re di Sardegna, Carlo Alberto, concessero degli statuti, cioè delle costituzioni concesse dai sovrani e non votate dai cittadini. Essi segnarono in quel momento un grande passo avanti. Particolarmente importante fu lo Statuto Albertino, emanato da Carlo Alberto, perché diventerà la Costituzione dell'Italia Unita fino al 1946. Questo statuto trasformò il Regno di Sardegna da monarchia assoluta in monarchia costituzionale, garantendo ai sudditi libertà e uguaglianza. Il 17 marzo insorse Venezia, dove fu costituito un governo provvisorio guidato dai patrioti Daniele Manin e Niccolò Tommaseo. Il 18 marzo anche i cittadini di Milano scesero in piazza, guidati da Carlo Cattaneo. Per 5 giorni, le famose 5 giornate di Milano, i milanesi combatterono, riuscendo infine a cacciare gli austriaci che si ritirarono nel cosiddetto quadrilatero, cioè le 4 fortezze di Verona, Peschiera, Legnago e Mantova, situato in una posizione strategica tra la Lombardia e il Veneto.
Il 21 marzo si ribellarono anche Parma e Modena, costringendo alla fuga i rispettivi duchi. La vittoria dei patrioti veneziani e milanesi spinse Carlo Alberto, re di Sardegna, a scendere in campo. Il 23 marzo 1848 il Piemonte entrò in guerra contro l'Austria, in quella che è ricordata come la prima guerra di indipendenza. Insieme all'esercito sabaudo combatterono migliaia di volontari provenienti da tutta Italia. In realtà Carlo Alberto aveva in mente solo una guerra per ingrandire i possedimenti del suo regno e impadronirsi della Lombardia. Gli austriaci furono battuti a Goito, Curtatone e Montanara. I tentennamenti di Carlo Alberto permisero all'esercito austriaco guidato dal generale Radetzky di asserragliarsi nel famigerato quadrilatero e di potersi così riorganizzare. Nella battaglia di Custoza, vicino a Verona, gli austriaci trionfarono. L'anno dopo la guerra riprese ed i piemontesi furono nuovamente battuti a Novara. Carlo Alberto abdicò in favore di suo figlio Vittorio Emanuele II, il quale nel marzo del 1849 firmò con gli austriaci un trattato di pace e mantenne all'interno del suo stato le garanzie liberali previste dallo Statuto Albertino. Carlo Alberto andò in esilio in Portogallo e morì poco tempo dopo. Sempre nel 1849 in Italia i governi democratici nati dai moti del 48 dovettero cedere. A Roma, dove si era costituita una repubblica, intervenne Luigi Napoleone, appena nominato presidente della Repubblica francese, per restituire il governo della città al Papa. A difendere la Repubblica romana c'era anche Giuseppe Garibaldi, chiamato l'eroe dei due mondi perché aveva combattuto anche per l'indipendenza dei paesi dell'America Latina. Tra i volontari troviamo anche il giovanissimo Goffredo Mameli, autore del testo di quello che sarebbe diventato l'inno d'Italia, morto per una ferita riportata in battaglia a soli 21 anni. Anche la Repubblica di San Marco, nata a Venezia, grazie ai moti del 48, fu costretta ad arrendersi agli austriaci, poiché indebolita da una terribile epidemia di colera. In tutti gli stati italiani toccati dalle insurrezioni del 48, i vari sovrani tornarono sul trono quasi ovunque, con il sostegno delle truppe austriache. L'unico stato in cui vennero mantenuti la Costituzione e il regime parlamentare fu il regno di Sardegna. Anche le rivoluzioni scoppiate in Ungheria, Germania e Prussia furono soffocate dall'Austria. In Francia, Luigi Napoleone, con l'appoggio della borghesia e dell'esercito, riuscì a farsi proclamare imperatore nel 1852 con il nome di Napoleone III, dando vita al secondo impero. Schiacciate le rivoluzioni, si scatenò ovunque una rigida repressione, censura della stampa, arresti, condanne senza processo. La sconfitta del Regno di Sardegna nella prima guerra d'indipendenza convinse patrioti e uomini di governo che da soli non avrebbero mai potuto muovere guerra all'Austria e che per raggiungere l'indipendenza italiana bisognava chiedere aiuto e sostegno di altre potenze europee. Quale fu allora la prossima mossa del nuovo re Vittorio Emanuele II per liberare l'Italia dagli austriaci? Vi svelo un segreto. A muoversi in realtà non fu il re, ma il suo primo ministro, Camillo Benso, conte di Cavour. Volete sapere che cosa si inventò? Bene, per scoprirlo dovrete guardare la prossima video lezione. Per oggi è tutto, un saluto dalla vostra prof. Ciao ciao! Thank you.